superstite, superstite. Senti, raccontaci un attimo le emozioni di Wendy, ma soprattutto quel gol. Che cosa ha significato per te, ma che cosa ha significato in quel momento per la dinamica della sfida, per gli italiani che erano lì, per proprio cambiare l'umore della finale? Scusate la voce, ma l'ho persa del tempo. Oggi pomeriggio. Hai cantato poco, no? Solo 2 ore. Solo oggi pomeriggio. Però hai vinto la trattativa per l'autobus scoperto, perché all'inizio non l'avevano dato. Non ho vinto niente, abbiamo soltanto cercato di farci regalare questo sogno e di regalarlo ai tifosi che erano per strada, che comunque anche con il pullman chiuso ci avevano fermato e volevano festeggiare. Abbiamo capito le motivazioni che inizialmente avevano spinto i ministri, il prefetto a bloccare, però poi quando si è visto così tanta gente in giro, la soluzione migliore era quella di regalargli questi momenti e di regalarci questi momenti. Quindi c'è da soltanto ringraziare tutte le persone che ce l'hanno permesso e tutte le persone che erano in strada, perché come avevo sempre detto, questa coppa sin dall'inizio è merito di tutti, dal primo all'ultimo italiano che ci ha spinto, e dal primo all'ultimo giocatore che faceva parte di questa cosa, dal primo all'ultimo dello staff. E ieri sera a Wembley è stato qualcosa di unico, imparagonabile, perché segnare e vincere la partita così in casa loro, quando in teoria una finale dovrebbe essere con tifosi equi sugli spalti, è stato ancora più bello. Eri lì dove bisognava essere, a catturare l'attimo, e lì non hai sbagliato. Sì, nel posto giusto, nel momento giusto. E sono stato fortunato che l'ho rimbattuto sul palo, quando verso me in quel momento hanno cominciato a crederci, quel centimetro che ci mancava cominciava a essere sempre meno, e alla fine abbiamo portato a casa. Senti, ti lascio le domande dello studio, immagino però che vorrai ricordare anche Paolo Rossi. Prima abbiamo ricordato Davide Astori, ma io vorrei ricordare anche Paolo Rossi, che insomma è sempre nei nostri cuori. Ricordo a Renica a tutte le persone che ci hanno lasciato in quest'anno e mezzo, perché abbiamo messo un anno e mezzo difficile, fra i tanti campioni che se ne sono andati, anche un ricordo speciale va a Paolo, come l'abbiamo fatto per Davide. Ha avuto la fortuna di conoscere Paolo, una grande persona, un grande uomo, e questa coppa è anche per lui e per tutti gli italiani che hanno sofferto, che hanno purtroppo dovuto salutare dei parenti e degli amici stretti per questo virus così cattivo. Però ci stiamo rialzando. Noi non voglio fare un paragone scontato, però ci siamo rialzati noi dall'eliminazione del 2017 al mondiale in Russia, gli italiani lo sanno fare, quindi ci rialzeremo. Via con le domande.